Quest'oggi mi sono spostato in un cantiere edile ed una delle principali cause di morte all'interno dei cantieri edili è quella dovuta alle cadute dall'alto, vero? Sì, purtroppo anche se la notizia positiva che si può dare è che gli infortuni sono in flessione, in edilizia un po' in tutti i settori, comunque l'edilizia rimane sempre un lavoro pericoloso e la maggior parte degli infortuni che abbiamo, purtroppo mortali ma anche gravi, sono per cadute dall'alto. Quindi è importante adottare delle misure di prevenzione, per esempio sicuramente, collettiva. Certo. Quali sono? Beh, le misure di prevenzione collettiva le conoscono tutti, abbiamo i ponteggi, i parapetti, le opere provvisionali. Quelle sono essenziali, però quando non sono possibili? Quando non sono possibili, per esempio per lavori di breve durata, di manutenzione, bisogna assolutamente usare le cinture di sicurezza. È importante indossarle bene? È importante indossarle bene, non si può agire di fantasia, bisogna saperle indossare, aver fatto una formazione specifica e un addestramento, però è importante proprio l'imbracatura. E quanti tipi di cinture esistono? Ci sono due categorie di cinture, una addominale o chiamata di posizione e serve per utilizzarla su pali, scale o sulle ceste delle piattaforme elevabili. E altrimenti esiste l'imbracatura di sicurezza, questa serve per utilizzarla quando si ha il pericolo di cadere nel vuoto, perché gli imbraghi e i cosciali servono per distribuire il peso sugli arti. Questa ha degli altri accessori? Sì. Per muoversi per esempio sul tetto e per avere una certa libertà anche. Certo, bisogna guardare tutto l'insieme, tutto il sistema anticaduta che è composto dalla cintura anticaduta, da un punto di ancoraggio che può essere fisso come golfari o anelli e un collegamento che sono cordini fissi, cordini regolabili o cordini che sono avvolgibili. Questi in caso di caduta si comportano come la cintura della macchina, si bloccano e impediscono la caduta delle persone nel vuoto e limita a 1,5 metri la caduta. E come si indossa l'imbracatura di protezione? Bisogna leggere attentamente le istruzioni di sicurezza che il fabbricante dà. In questo caso, per indossare questa cintura, bisogna prenderla per l'anello posteriore, in modo da distendere le fibbie e le cinghie e che non siano attorcigliate. Successivamente bisogna verificare che non ci siano delle cuciture che siano lesionate o che la cintura stessa e tutti i suoi componenti siano usurati a tal punto da richiederne la sostituzione. Poi si indossa una bretella, una dietro l'altra, in questo modo. Si prendono le fibbie delle gambe, si prende la cinghia e si inserisce all'interno delle fibbie, sia la destra che la sinistra. Successivamente si posizionano meglio le bretelle, si chiude la cintura addominale e poi si procede a quelle che sono le regolazioni del restringimento prima delle cosciali. La chiusura è corretta quando si riesce a infilare i palmi delle mani. Successivamente si prendono le stringhe della cintura e si chiudono finché aderiscono al corpo. E come ultima operazione bisogna stringere quelle che sono le bretelle, in modo che anche quelle aderiscono perfettamente. Importante è verificare che l'aggancio posteriore sia al centro delle scapole. Il cordino può essere agganciato sulla parte anteriore della cintura o altrimenti nella parte posteriore, dipende da quel tipo di lavorazione che si deve fare. E quali sono i punti più comuni? I punti di ancoraggio devono essere robusti e solidi perché devono trattenere le persone in caso di caduta. Durante l'allestimento di un ponteggio bisogna agganciarsi al montante e non ai traversi o alle diagonali che sono poco robuste. E per usarli che tipo di preparazione bisogna avere?
Gli addetti devono avere una informazione, formazione e addestramento adeguata, perché in ogni momento devono sapere come comportarsi e quali accessori impiegare, altrimenti in caso di caduta potrebbero subire delle lesioni importanti, se non addirittura mortali.